Only Craps Bitches! A tutti quanti ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con il quinto episodio della mia serie della mia guida di Mobile Pro su Dead Cells. Giuro che questi piedi di corvo c'erano dalla partita precedente, dall'episodio scorso. Questa è la prima volta che provo a registrare il video, cioè la prima volta è quella buona, e sinceramente non mi ero reso conto che rimanevano anche i piedi di corvo. Già. Comunque, come vi ho detto ragazzi, oggi no, sbaglio pulsante, era Select, perché in realtà quello era il pulsante della mappa per Enter the Gungeon. Con Select c'è appunto la mappa, non faremo il santuario assopito, ma andremo nel villaggio delle parafitte. In quanto per arrivare, per raggiungere il santuario assopito, servirebbe la runa del ragno. Io vi ho detto che faremo appunto i livelli base, ovvero quelli senza l'utilizzo di rune. Prima di allora il pesce si conservava molto più a lungo. Allora, questo... Ragazzi, io ve lo giuro, è la prima volta. Ah, tra l'altro, quel nemico lì vi manda delle uova che di larve che si teletrasportano. Quindi, mi hanno già colpito. Ok, lasciamo perdere. Allora, è la prima volta che vedo quel nemico. Io ve lo giuro, ragazzi, è la prima volta che vedo quel nemico. E siamo nella difficoltà base. Ma la musica è sempre stata così. Sì, ok. Io ve lo giuro. Allora, questi fanno male, quindi occhio. Però fortunatamente hanno un bel po' di vita. E sparano queste cose che esplodono e fanno molto male. Allora, io non ho idea di come si comporti quel nemico. Quindi, e colpiscono anche così, tra l'altro. Allora, cerchiamo di concentrarci. Fortunatamente faccio molto male. Com'è che attacca? Ok, è tipo un nemico che si vede già in un altro livello che faremo. E c'ha un botto di... Mi ha colpito, ok. Ah, c'era la runa dell'ariete qua, non importa. Allora, questo livello non mi piace, ok? E l'altro ancora di meno, l'altro. Quindi in ogni caso ho fatto il livello che mi piaceva di più dei due. Abbiamo un tesoro qua. Vediamo un po' cosa contiene. Oh, bomba congelante 5+. Oh mio Dio, sì, ti prego. È migliore in tutto, ragazzi. È migliore in tutto. E se non mi sbaglio... Ah no, questa non era del set iniziale, quindi posso riciclarla. Lo sì, ho preso quella giusta. Per un attimo mi è venuto il dubbio. Vediamo se resiste alla scossa tellurica. Probabilmente no, perché l'ho colpita di striscio. L'ho colpita con le onde d'urto, non con lo schianto. Mi sbaglio pulsante... Che poi tra l'altro ragazzi, se avrete visto il video di ieri, per chi guarda anche Dead Cells, stavo rifacendo su Enter the Gungeon la stessa identica cosa di ieri, ovvero uno dei due achievement più difficili, achievements, e questa volta però mi sono fermato prima di, non dico di poterlo completare, ma prima di riuscirci, prima di provarci fino alla fine, in modo che almeno, oddio, ho colpito tutti, in modo che almeno... se poi perdo non sono demoralizzato per questo video. La madonna. Ah ok, ho colpito la larva. Devo stare attento. Non sono abituato a questi nemici ragazzi. In realtà il loro moveset è molto semplice. Questo livello potete vedere che è molto corto, vedete? Perché si sviluppa in altezza. Cioè con strutture che si sviluppano in altezza. Infatti questa, tra virgolette, struttura ha ben due porte. Nella prima c'è un tesoro, come vedete, che poi in realtà non so se ci sia veramente uno scrigno. No, in realtà no, se non mi sbaglio. Dovrebbe esserci una scelta tra due o tre, dico armi, ma intendo qualsiasi cosa, tipo trappole. Ho sbagliato. Muorici. Ah, i pipistrelli ci sono lì. E poi... E fanno un... ragazzi, fanno un bordello di male. Non sono preparato a questi nemici, ragazzi, veramente. A parte che sto livello lo odio con tutto me stesso. E dire che siamo comunque settati molto bene. Anche se avrei preferito... vabbè, è difficile da schivare quello là, ragazzi. La palla di questa specie di pirati è difficile da schivare. Che poi, se non mi sbaglio, tra l'altro, dovremmo avere un... Com'è che si faceva? Ottieni dell'oro una cellula, esatto. Vedo che sto tenendo, appunto... Ma perché non mi fai il... Ma vaffanculo, cadi giù e muori. Perché non cadi giù? Io non lo so, ragazzi. Sto giocando malissimo. E sono ancora demoralizzato. Infatti era quello che dicevo io. Questa è la trappola per lupi che vi dicevo, ragazzi. È quella che immobilizza. E forse è l'unica cosa che immobilizza, in realtà. Però non mi interessa nessuno dei due. E di solito, ragazzi, ci mettono una scelta. Tra i due o i tre. E diciamo, come posso spiegarlo?
in modo che il prezzo di riciclo sia uguale, 950-950. Quindi riciclo è la prima cosa che mi viene in mente. E torniamo all'ingresso, in quanto non mi soddisfavano. Cosa? Non mi soddisfacevano? Oddio ragazzi, sono deconcentrato. Mentre qui ragazzi abbiamo appunto lo stemma di una chiave. Ah, tra l'altro ho ripreso a giocare a Hollow Knight. Oddio, zombie pullule, ecco. Ma perché è pieno di nemici? Io voglio capire. Eccola che ho sprecato la... Io voglio capire che cazzo c'è in questa run che è pieno di nemici elite. Davvero, io non ne ho mai visti così tanti. Non ne ho mai visti così tanti. Meglio in realtà, perché mi danno un sacco di... Ok, adesso mi curo. Non è... No damage? Sì, sì, come no, povero stronzo. È un amuleto? Ah, sì, giusto. Gli elite droppano amuleti. Allora, vediamo un po'. Ok, questo amuleto è più forte dell'altro. Perché, ragazzi... Dal livello 6 in poi, a quanto pare, perché questo qui è un amuleto d'oro di livello 6, o più che altro 6, potete vedere che ha due potenziamenti, ovvero più uno alla sopravvivenza e più uno alla brutalità, che in realtà a noi farebbe comodo, perché ci aumenterebbe la vita, più che altro il danno. Voglio vedere, passeremo da 2951 a 3746, e intanto il kebab me lo mangio. Però a me ottenere cellule in più, ragazzi, mi fa comodo per il completamento del gioco. Quindi sacrifico il più uno in brutalità, che penso metterò come prossima statistica, tanto per... E riciclo questo, ragazzi. Non fatelo, è una pessima idea, però io l'ho fatto lo stesso. E spero di non pentirmene. Allora, qui c'è una chiave, ragazzi, è la chiave del villaggio. Fate molta attenzione a questa chiave, ragazzi, e usatela soltanto quando vi dirò io. E continuo a premere su, dove delle porte, invece di premere RB, perché è il pulsante per entrare nelle porte di Hollow Knight. E tra l'altro l'ho ripreso e, mio Dio, mi sta piacendo tantissimo, ragazzi. Allora, qui si può utilizzare la chiave del villaggio, ma non usatela, ragazzi, perché una volta che avrete sbloccato la runa... com'è che ci arrivavo lì? No, un attimo. Ah, giusto, sono stupido, ragazzi. Allora, intanto qui c'è un segretuccio, un ametista. Ho avuto un attimo, ragazzi, di... come si dice? Mi sono dimenticato, ragazzi, per un attimo. Dovete andare qua e avrete visto prima che c'è una passerella qua. Ecco qua. Dovete fare il giro per di qua e poi salire per di qua. Zona segreta scoperta. In questo modo... riuscirete a passare dall'altra parte senza utilizzare la chiave del villaggio, perché vi servirà più avanti. Occhio che potete utilizzarla anche da qua, da dentro, quindi mi raccomando, no, non fate errori. Allora, pergamena del potere. Questa volta ci aumenterei appunto la brutalità, perché gli dà un bel po' di vita. E potenziamo pure la rappresaglia. Era rappresaglia quella? Oddio, non mi pare che fosse la rappresaglia dallo stemma. Ok, a questo punto usiamo la balestra esplosiva, visto che è molto forte. E qui, ragazzi, perché c'è uno scudo? Oh, ok, sì, ricordo cos'è quello scudo. È una cosa molto particolare che non si vede spesso, in realtà. E se magari riuscissi a giocare meglio, potrei anche evitare figure di merda. Quello scudo, ragazzi, è quella cosa lì. Praticamente, quella cosa lì dà forza no, difesa ai nemici... E non si può distruggere finché non sconfiggiamo tutti quanti i nemici. È il contrario del totem. Il totem va sconfitto per... La madonna, mi dovete lasciare in... Sto schivando tutto, ragazzi. E infatti mi hanno colpito. Dicevo, in questo caso è il contrario del totem. Quanto sono veloci quei cosi! Dicevo, in questo caso appunto è il contrario del totem. Con il totem dovete colpirlo per primi. Chi sono rimasti? Ancora un bel po'. Non so parlare, ragazzi, quanti ne sono rimasti. E non ho quasi voglia di schivare, praticamente, perché veramente il gioco mi sta trollando. Mi sta facendo vedere delle cose che non ho mai visto. Non ho mai visto quei nemici. LOL, l'ha distrutto letteralmente, ragazzi. Allora, pergamena dell'assassino. E ci aumentiamo questa volta. No, la tattica, ok. Ero convinto che fosse quella verde. E infatti ci ha droppato. Oddio mio. Allora, questa, ragazzi, è una cosa, tra virgolette, leggendaria, e sono contento di averla trovata. Allora, la lancia doppia è una buona arma, però contro i boss è praticamente inutile, perché infligge colpi critici per 6 secondi se uccidi due nemici in rapida successione con quest'arma.
I boss non spawnano nemici, ad eccezione del boss finale, la mano del re, che ogni tanto spawna dei nemici. Sta di fatto, ragazzi, che mi dà un +1 alla sopravvivenza, che il suo danno base è quasi più alto del mio danno di critico. E il critico io lo faccio colpendo alle spalle. Non è detto che io attacchi sempre alle spalle contro i prossimi boss, perché comunque ne mancano due. E in colore quindi si applica il viola, che è la tattica, anzi in realtà tattica e sopravvivenza sono uguali. L'effetto con la stella lo dovremo cambiare perché non avrò mai il pieno dei PS, quindi ragazzi ce lo prendiamo, cioè mica siamo scemi. Mi dispiace, pugnale dell'assassino. E tra l'altro ragazzi, quest'arma è l'arma del boss finale, in quanto quando lo sconfiggete la prima volta vi dropperà appunto il progetto di quest'arma e vi dropperà il progetto di quest'arma, e una volta che l'avrete tra virgolette comprato con le Dead Cells dal collezionista, e questa volta potenzierei, e infatti adesso è verde perché essa stessa si è aumentata la brutalità e la sopravvivenza, e ora abbiamo tutto verde ragazzi, quindi andiamo. Cioè guardate quanto è figa. Ha un moveset molto quelli rossi. Perché? È molto figa, ragazzi. Fa 1, 2 e 3. E tra l'altro, se voi fate un colpo e poi schivate, fa gli altri, tipo 1, 2, schivata e il terzo. È molto buono e non lo fa solo con quest'arma. Cioè, è tremendamente forte. Madonna, ragazzi. Ho bishottato il coso. E ho shottato quello. Ah, perché sono ancora in crit, sono. E ora mi curo, ragazzi. E non ho idea di quanto curi la fiaschetta, tra l'altro. Cioè, vedete, in realtà il livello è molto corto. E sto veramente parlando tanto inutilmente. E sono molto deconcentrato, ragazzi. E vi chiedo scusa se ho combattuto malissimo contro il concierge. Però mi sono reso conto che è difficile concentrarsi. Allora, abbiamo tre porte qua. Due shop. Uno è, se non mi sbaglio, quello delle cure. Perché c'è anche un shop. Ah, ho capito cosa sono quei cosi. Praticamente sono delle larve che spawn... Ma ho sempre avuto la faccia rossa. Ah, ecco. Non ce l'ho più. Mi sa che è un effetto... Mi sa che è un effetto delle mie, dei miei. Gli attacchi da miss... No, quello sì che rappresaglia. Però ha avuto un'icona... Ah, un'icona diversa. O forse non l'ho mai guardata. O forse fa parte di un aggiornamento che hanno fatto. Comunque, quelle larve... mi sa sì, è l'effetto della mano del re, dell'arma. Mi fa specificare che sono in crit, forse. Comunque, quelle larve di solito si trovano da un'altra parte, in altri livelli. Eccola qua, ragazzi, la lancia doppia. E questa è tecnicamente... Si è potenziata in automatico la mia lancia doppia. Ah, perché mi è andata sulla sopravvivenza, esatto. Potete vedere, ragazzi, che è molto forte. La frusta elettrica è molto buona, ragazzi. Purtroppo non fa mai crit, la frusta elettrica. Però ignora gli scudi. Ignora gli scudi, per quanto riguarda i nemici che hanno lo scudo, per il resto è inutile. E fa danno anche ai nemici nelle vicinanze. E non è male. Questa invece è la balestra di ghiaccio. Che non è malvagia, in realtà. Però preferisco la balestra esplosiva, che comunque è un 4+. Non è male questa in realtà. Tocca per congelare i nemici, tieni premuto per infliggere danni critici. Non è male in realtà. Però ho già la granata congelante. Se trovo un qualcosa da sostituire con la granata congelante, potrei farci un pensierino. Ho sconfitto tutti qua. Comunque dicevo, quelle larve rosse di solito si trovano in altri livelli e spawnano appunto da queste cose qua, vedete? Che perdono della bava rossa. Mentre questo shop dovrebbe essere quello delle cure. Ce ne sono di tre tipi, ragazzi. Vediamo se ci ho azzeccato. Eccola qua. I dialoghi sono gli stessi, ragazzi. Identici. Allora, vuoi comprare qualcosa? Lei è tipo... O è un maschio, un fornaio. C'è il kebab. La coscia di pollo, che tra l'altro è molta che vedete. E una fiala dell'ampolla. Ricarica una carica. Ripristina, non ricarica. Una carica dell'ampolla della salute. E costa tanto per una sola carica. E non ha senso comprarla, ragazzi. E perché c'è un bivio di... E di qua... Da dove si va di qua, scusami? Davvero? È molto strano che ci siano delle iscrizioni qua. Tavolo da pranzo. Un tavolo. Nient'altro. Non ho voglia di assaggiare quello che è rimasto sul piatto. O nel piatto, visto che ci sono un sacco di mosche. Per di qua cosa c'è invece? Cristalli. Ok, soldi. È molto probabile che alcuni degli abitanti abbiano recuperato dei cristalli da vendere. Nessun animale è stato maltrattato durante la ricerca di una cura contro il malessere. Giuri in giuretto. E comunque non avrebbero più bisogno. Quanto ci dà? Ci darà tipo 400, roba così. Tipo quando spacchi la roba d'oro.
Penso che metterò come titolo Giurin Giuretto, tanto per mettere qualcosa di divertente. Poi, ragazzi, poi, di qua invece abbiamo, ve lo dico subito, l'altro accesso per il livello. Qui ci sono due accessi per i livelli. Uno è di qua e serve questa runa. E questa porta si apre con la chiave del villaggio, quindi usatela se volete andare di qua, ok? Tra l'altro, era la chiave del villaggio? Sì, perché voi potete saltare quel punto e utilizzarla qua, esattamente. Però io farò la strada... Tra l'altro le porte si inscuriscono quando ci entrate, come a dire sei già entrato qua, non ritornarci. Mentre io la chiave la voglio utilizzare per un'altra cosa ancora, che in realtà servirebbe per sbloccare un progetto. E vi mostro come sbloccarlo se siete interessati. Ho l'istinto dell'esploratore. Guardate, ragazzi, per di qua... allora, posso usare... Ecco, per esempio, per di qua dove voglio andare. E qui c'è... ci sono due chiavi del villaggio, ragazzi. Due chiavi. Ve ne serve una per forza qua... E l'altra la dovete utilizzare qui. Qui invece c'è l'ingresso per il prossimo dungeon, che è uno dei miei preferiti, ragazzi, tra l'altro. Allora, scusatemi se non mi ricordo alcune cose, però sto giocando a Dead Cells soltanto per registrare. È un po' che non gioco. Potenzierei ancora la... Sì, per forza, per forza. Ecco, queste larve qua fanno spawnare i robi rossi. E moriteci. Ah, gas velenoso, giusto. Madonna, ragazzi. Sono in crit. Vediamo se... Ora non lo sono... No, lo sono ancora. Sì, penso che testimoni il crit questo. E quando si spegne il fuoco non lo sono più. Esatto. Mio Dio, ragazzi. Peccato che non ne usufruiremo contro il boss. Però è un'arma veramente troppo forte. Tra l'altro è una delle armi più belle, ragazzi. C'è una lancia doppia. È gigantesca. Apri. No, non posso aprirla, vero? Ci vuole una cellula. Allora, siamo quasi alla fine. Ci manca solo da entrare qua dentro, se non mi sbaglio. E direi che un altri 3 minuti e il video è finito. Anche qua si attiva l'istinto dell'esploratore. Oh, qui ci sono nemici, sì, è giusto, infatti. Oh, l'ho schivato, è incredibile. E moritici pipistrelli. Ah, ecco, io veramente mi ha triggerato quel nemico, ragazzi. Meno male che ha veleno. E ho 25 Dead Cells, sono pochissime. Però ho fatto 30 uccisioni senza prendere danno, il che è inutile visto che ne servono 60. Se non volete farvi male, potete fare così, rischiare di farvi male. Ve la fate portare dal vostro animaletto domestico, praticamente. Torniamo all'ingresso, rientriamo e direi che per questo video è quasi tutto. Riattiviamo l'ultimo portale. E quindi sblocchiamo la prima porta. Poi, ragazzi, saliamo su e andiamo di qua, runa dell'ariete. Qua dentro, ragazzi, zona segreta scoperta. Ah, non c'è più niente. Di solito mettevano un'arma dopo il progetto. Così si sblocca un progetto che, se non mi sbaglio, è di uno scudo molto particolare. E qua sopra non c'è niente. Poi andiamo per di qua. Dobbiamo riutilizzare la runa dell'ariete e richiamare di nuovo l'ascensore. Occhio che fa molto male, ragazzi, se vi fate colpire. Tra l'altro c'è un achievement che dice di morire venendo schiacciati da un ascensore, che farò. Torre dell'orologio, ragazzi, sto per burpeggiare. Una lama ben affilata taglia più a fondo, a così dicono. Ho solo 28 Dead Cells. Mio Dio, vedete, ragazzi, una sola porta. E quindi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio faremo la Torre dell'orologio, che è uno dei miei dungeon, è giusto chiamarli dungeon, preferiti. Insomma, uno dei miei livelli preferiti. Guardate quanto sono agile. Va bene, dai, basta far cagate. A domani, ragazzi, però con Pokémon giallo. Ciao a tutti.